Natale. Sì, ma di che parla? Delle campagne di Natale che suonano a festa per annunciare la buona novella. Bene, allora chi la sa la canterà in italiano. Io la so! Ciao, ci vediamo dopo.
Guarda, mi parla anche una mela. Sì, però vedi che siamo in processione per andare a trovare Gesù. Io mi porterò i frutti più succosi e esotici del mondo. Carità, fate la carità. Ho fame, ho freddo. Datemi qualcosa da mangiare o di caldo da bere. Zitta, brutta vecchia, ci distrae dalle nostre sante preghiere. Poi siamo cariche di roba buona da portare a Gesù. Zitta, zitta, noi dobbiamo cantare i miei diavoli su Cinderoni. Carità, fate la carità alla povera vecchia. Oh mio re, regina, fate la carità alla povera vecchina. Ma non ti vergogni a stare così sporca e sciatta il giorno di Natale e non toccare che mi sporchi tutta. Stai lontana da noi, non vedi che stiamo portando olio e essenze profumate a Gesù bambino, ciò! Le campane non suonarono mai, nemmeno quando il re e la regina offrirono i loro regali preziosi. Tutti restarono delusi e tornarono triste le loro cose. Il re chiamò il padre. Le tue campane non suonano. Sei un pasticcione. Adesso sono qui e ti volevo bussare. Il giorno di Natale, ancora una volta, sarebbe stato l'unico paese senza l'allegro scampanio della chiesa. Il fabbro, triste triste, tornò a casa e raccontò ai suoi bambini cosa era successo. Loro rimasero molto impressionati. Sentite, dobbiamo fare qualcosa! Sì, vostro padre ha portato delle campane bellissime ed ora lo puliscono perché non suonano. Che vuoi che se ne faccia a Gesù dei nostri poveri risparmi? La piraglia hanno regalato oro, profumi, vestiti preziosi e frutta e soldi. Potete usare i nostri risparmi per comprare il regalo più gradito. E va bene, regaleremo i nostri soldi al bambino Gesù e chissà. Di carità! È inutile! Da quando hanno costruito le campane che non suonano, nessuno si accorge di me ed io morirò qui di freddo e di fame. Oh, povera vecchina, potrebbe essere nostra nonna, ma guarda come forte è l'albero. Diamole il nostro salvadanaio. Oh, grazie bambini, siete molto generosi. Ora non abbiamo più niente da regalare al bambino Gesù. Oh, come mi dispiace. La nostra unica speranza è sparita. Per far suonare le campane. Cioè qualche valore codisce tutto il popolo, è importante. Però per fare le campane ci vuole sempre anche qualcuno che è generoso, 4-5 bambini che hanno capito che aiutando la vecchietta era quello il vero Natale. Per tutti noi abbiamo fatto questo gesto. Grazie perché ogni anno facciamo questa bella festa, no? Perché per me è bellissimo, credo che sia molto importante. Devo ringraziare tante persone che per me ci hanno lavorato, perché tanto tempo, tanto disponibilità, danno tanto amore. Non c'è amore, anche se sono bravi per essere, quindi devo ringraziare tutti quanti, non so dove cominciare. Grazie. Però il grazie più bello, più bello.
forte, più grande, e a questi attori, a questi bambini.